Buonasera e benvenuti a questo incontro culturale intitolato Tavola di Amalfa e Usinaretti nel cilindro medievale. Il libro dell'avvocato Alfonso Mignone, Nuovi studi sulla Tavola di Amalfa, è solo il pretesto, noi non facciamo una mera presentazione del lavoro, ma appunto incentreremo un dibattito su un dibattito culturale che prende spunto dalle tavole amalfitane. Quindi inevitabilmente noi parleremo di storia, di marineria, di geografia e di cultura in senso lato. Voglio subito introdurvi il dottor Antonello Paonessa, che è il presidente della Lega Navale di Camerota, per i saluti istituzionali e all'autore del libro Alfonso Mignone. Grazie, buonasera a tutti e grazie per essere qui a questo evento culturale dove la Lega Navale è partecipe in prima linea. E ovviamente un primo ringraziamento va ovviamente all'amico Alfonso Mignone, che è autore del saggio, che ci ha invitato. Mi ha invitato personalmente di organizzare questo saggio. Bisogna dire quindi che la Lega Navale è stata subito entusiasta per questo tipo di evento culturale, perché uno dei principi generali della Lega Navale è quello di diffondere l'amore per il mare alla popolazione, soprattutto quella giovanile, e quindi questo è stato uno spunto che l'abbiamo preso subito, è stato veramente importante. Ovviamente continuo con i ringraziamenti, perché bisogna ringraziare l'amministrazione del comunale, il comune di Camerota, la persona del dottor Romano, che dovrà venire a breve, e ovviamente poi l'associazione per il meridionalismo democratico nella persona di Guglielmo Grieco, Gennaro Attanasio, presidente dell'associazione Cilento a Vela, Esposito Raffaele, presidente dell'associazione balneare Maria di Camerota, e il professore Antonio Galicchio dell'Università di Roma La Sapienza. Ovviamente anche un ringraziamento ai soci che sono qui venuti. Colgo giusto l'occasione, visto che ci siamo, per annunciare il nostro programma operativo della Lega Navale, sezione di Marina di Camerota, per il 2017, che ricordo sempre che sarà sempre fatto in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'associazione di Gennaro, con l'associazione del socio Peppe Bifano e ovviamente con le associazioni locali. Allora, sarà ovviamente quest'anno parteciperà anche l'Istituto Comprensivo di Camerota. Infatti la programmazione sarà fatta soprattutto con gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Infatti faremo una presentazione di 4 giorni nel periodo di gennaio, dove andremo appunto a spiegare che cos'è la Lega Navale ai vari bimbi e come si devono approcciare al mare. E successivamente saranno organizzati dei corsi gratuiti di vela e di canoa. Questo nel mese di aprile, poi verrà fatta la giornata sulla sicurezza a mare a maggio, sempre con gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Una cosa molto carina che sarà anche questa svolta nel mese di maggio è la caccia al tesoro, quindi con i bambini, che sarà svolta quindi all'interno delle cale di Marina di Camerota. Quindi questo è una cosa che ci teniamo molto a farlo, speriamo quindi che riusciamo nei migliori dei modi. Ultima manifestazione a settembre è quella sull'ambiente, sull'area marina protetta, quindi che noi ogni anno la facciamo e continuiamo con questo trend. Intanto ringrazio tutti e grazie ancora. Grazie Antonello, adesso cediamo la parola a Guglielmo Grieco, che è il responsabile provinciale dell'Associazione per il Meridionalismo Democratico. Buonasera a tutti, io a nome dell'Associazione per il Meridionalismo Democratico sede di Salerno vi do il benvenuto qui a questo evento qui tanto locale, che è stato un punto fermo per il libro di Alfonso Mignone, perché ci dà un'opportunità di parlare di una cosa che a noi sta molto a cuore, la risorsa mare, che tanto cerchiamo di far conoscere anche lì dove
dovrebbe essere conosciuta o comunque apprezzata, e in realtà ciò non è. L'associazione che rappresenta è un'associazione che, come dice il nome stesso, è un'associazione che tende a valorizzare tutto ciò che di buono viene dal nostro territorio, a partire dalla storia. E sostanzialmente Alfonso Mignone ha avuto il pregio di aver centrato un aspetto della nostra tradizione, che è appunto il mare. Noi veniamo da Salerno, dove teoricamente dovremmo avere una cultura del mare molto spiccata. Ebbene, io in verità questa cultura del mare dalle nostre parti, nonostante qualcuno dica il contrario, purtroppo non la vedo. Io ho visto invece che, anche perché cultura del mare significa dover valorizzare la risorsa mare, per fare di tutto affinché chi viene in un luogo come questo, insomma, dove i turisti si affollano tutti gli anni, io lo ricordo già quando ero ragazzo, insomma, ero bambino, ero qui con i miei genitori a villeggiare, altri parenti, amici, eccetera, eccetera, io qui ho trovato sempre una grande cultura dell'accoglienza, perché la cultura del mare è cultura dell'accoglienza. Quindi ho piacere di essere ritornato in questi luoghi dove si respira una vera cultura marina. Perché facciamo questa, facciamo un po' di, qualcuno direbbe di etrologia, insomma, noi facciamo un po' di storia del nostro territorio, perché se sappiamo e conosciamo bene il nostro territorio e sappiamo chi siamo stati, oggi abbiamo l'opportunità finalmente di dire ciò che di buono abbiamo creato in passato, dobbiamo pretendere che anche adesso le condizioni migliori di vita per noi siano rispettate, perché siamo innanzitutto cittadini. Per cui, ecco, valorizzare dei momenti storici importanti non significa fare qualcosa effimera che insomma decade o viene meno nel momento in cui se ne è parlato, ma iniziare a discutere, partire da questo argomento che è appunto il tavolo dei Amalfi, ma qualcosa che non riguarda solo Amalfi, come qualcuno ingenuamente ha detto in passato, insomma, ci siamo trovati a dover discutere anche di questo, purtroppo, ma è parlare di un argomento che ci dà la possibilità di parlare di qualche cosa che è nel nostro dietro, il mare che è sentito da noi, il mare che a noi ci ha sempre dato economia, il mare che a noi ci ha sempre dato tutte le migliori soddisfazioni. Ebbene, io mi auguro che eventi come questo non ce ne sia soltanto uno, che ce ne siano tanti, e io ringrazio tutti voi per aver accolto l'invito a che finalmente si parli di una cosa che ho messo a punto. Grazie. Grazie Guglielmo, è molto interessante il fatto che tu hai sottolineato che le tavole non è qualcosa che riguardasse solo a me. Diciamo brevemente che cos'erano le tavole marchitane. Le tavole marchitane erano un codice molto fu redatto nella Repubblica Marinara di Amalfi intorno tra il X e l'XI secolo. Si tratta del più antico statuto marittimo italiano, adoperato addirittura in tutta l'area del Mar Mediterraneo fino al XVI secolo. L'opera consta di 66 capitoli, i primi 21, scritti appunto intorno al X secolo, furono redatti in lingua latina, poi i restanti, datati intorno al XIII-XIV secolo, furono scritti in volgare. Non sono da considerarsi un codice nel senso letterale della parola, ma una raccolta di usi risalenti addirittura al digesto di Giustiniano. E questi usi dettavano tutto ciò che riguardava e interessava la navigazione. A questo punto io do la parola all'avvocato Antonio Canicchio, che è professore dell'Università degli Studi di Roma alla Sapienza, nonché l'avvocato, scrittore e giornalista, che analizzando il libro dell'avvocato Alfonso Mignone ci fa proprio una carrellata su che cos'è l'uso e la consuetudine, e nella fattispecie quella dell'uso marittimo e della consuetudine marittima. Grazie. Un cordiale saluto e benvenuto a tutti i convenuti. Io sono sinceramente particolarmente grato per il cortese invito ricevuto da Alfonso Mignone in occasione della presentazione del suo volume Nuovi studi sulla tabula di Amalfa, edito da Il Frangente. Ringrazio l'avvocato Roberto Maffia
Antonello Paonessa, presidente della Lega Navale di Camerota, Guglielmo Grieco, responsabile dell'Associazione per il Meridionalismo Democratico, Raffaele Esposito, presidente dell'Associazione Balneare di Camerota, Gennaro Attanasio, presidente dell'Associazione Cilento a Vela e tutti i membri di Book Crossing Camerota. Io ho letto attentamente il lavoro di Mignone, che si propone una sensibilizzazione e un orientamento in merito alla tematica della tavola di Amalfi. Ho trovato il volume davvero valido e tale da poter raggiungere le finalità che si prefigge. Ho notato con piacere che l'autore, in questo suo impegno editoriale, ha inteso far assimilare ed attuare i risultati della sua ricerca in un'armonica e per quanto possibile unitaria trattazione. Io ritengo che questa intenzione sia stata pienamente realizzata. Comunque auspico che le prospettive indicate dal testo stimolino le menti dei lettori, che ne sono i primi destinatari, ad approfondire la conoscenza dell'argomento sviluppato. Il libro, scritto da un avvocato, si contraddistingue tanto per completezza contenutistica quanto per chiarezza formale, che ne fanno anche un utile strumento per ricercatori e professionisti. Con chiarezza emerge che l'avvocato Mignone ha voluto trasferire nel suo libro non solo le sue conoscenze in materia, ma anche e soprattutto la sua passione professionale nel reperire, conservare e custodire tutte le fonti inerenti alla tavola amalfitana. Questo volume è da leggere sia per la sua forma letteraria che per il suo contenuto, poiché è un valido aiuto per rafforzare, radicare e diffondere la cultura giuridica in materia di diritto della navigazione marittima. Naturalmente non troverete nella lettura di questo saggio sofismi letterari o uno stile d'accademia, perché esso scruta invece la testimonianza di un ricercatore che vuole comunicare il risultato dei suoi studi, che conducono a ritenere la tavola amalfitana, più che un codice stretto senso, una raccolta di usi risalenti, come già detto, alle pandette, al digesto del Corpus Iuris Civilis Justinianei in tema di navigazione. Mignone, all'esito delle sue analisi di metodo e di merito, perviene alla conclusione secondo cui il diritto della navigazione marittima trova la sua genesi nel diritto medioevale, genesi fondata sul metodo cosiddetto induttivo, in virtù del quale, dal caso particolare e concreto, si ricavano le norme, come dicono i giuristi, generali ed astratte. Così è sorta anche la scienza del diritto nell'antica Roma e così è nata la cosiddetta jurisprudentia. E secondo la definizione di Diumesidi, i romani erano giuristi per vocazione. Di qui la comunanza, sotto il profilo procedurale e sostanziale, di questa tavola amalfitana con il diritto marittimo del common law. Ad avviso di Mignone, quindi, la tavola di Amalfi è assimilabile piuttosto ai clausolari marittimi che non al codice della navigazione. E ai contenuti di questa tavola si sono ispirati gli statuti marittimi medievali di Pisa, di Genova, eccetera, contenuti che divennero ius vivens con l'applicazione nei tribunali e nelle curie coeve e in quelle del successivo dominio normanno e del Regno di Napoli. Come è noto, anche gli usi, le consuetudini, nella fattispecie di natura marittima, assolvono alla fondamentale funzione di fonte del diritto, in conformità a quanto già accadeva nel diritto romano, in cui si parlava di mores maiorum, cioè di usi, di costumi degli antichi. Lo ius costituisce la produzione culturale romana per eccellenza, è una forma mentis che struttura il tempo, lo spazio, il linguaggio, la retorica, la letteratura, l'iconografia. L'uso, la consuetudine, quindi, si identificava e si identifica in una regola che assume efficacia di norma a causa della sua costante e uniforme ripetizione da parte della generalità e non da alcuni soggetti soltanto. E questo è il primo elemento costitutivo della norma di diritto consuetudinario, cioè l'elemento materiale, oggettivo, sulla base del convincimento della sua obbligatorietà giuridica. E questo è il secondo elemento, cosiddetto psicologico, soggettivo, cioè la opinio iuris ad necessitatis, dicevano i giuristi latini, cioè l'opinione giuridica che l'osservanza di quella pratica risponde ad una necessità di diritto. Tuttavia questo convincimento giuridico, questa opinio iuris, matura nel tempo in modo spontaneo e senza imposizione. Ed è ciò che è avvenuto con gli usi marittimi. La tavola amalfitana quindi rappresenta una pietra angolare sul piano della formazione storico-giuridica delle regole della navigazione marittima, in quanto baluardo della disciplina dei traffici in tutta l'area del Mare Nostrum.
Oggigiorno invece pare essere finito il tempo del diritto scolpito nel marmo. Il diritto viene consumato a ritmo febbrile. Non si era mai vista una legislazione tanto fluida quanto deperibile. Corte Costituzionale, Governo, Parlamento la riscrivono e nulla garantisce esiti relativamente definitivi. Molte novità dissonano dal sistema, a supporre che ne esista ancora uno, e fiorisce l'ibrido. Noi sappiamo il nostro ordinamento giuridico complicato, sovraccarico, verboso, labirintico. Insomma, richiede lettori attenti con una buona sintassi il nostro sistema normativo. E alla radice della ricerca dell'avvocato Mignone si evidenziano questi aspetti fondamentali della cultura giuridica. Vedete, la cultura è un valore vitale, imprescindibile, ineliminabile di ogni popolo. La cultura non deve essere rinchiusa nel ghetto di forme di vita privilegiate o di sistemi ideologici. Diceva Hegel, la cultura è un modo di vivere e di pensare, attualità e unità, è come quel presente che è una conseguenza di quegli eventi nella cui serie i caratteri e i fatti rappresentati costituiscono un membro essenziale. E nell'attuale sovvertimento dei valori, nel generale disorientamento delle coscienze, è da dire che la cultura non può essere esclusiva proprietà degli intellettuali o dei politici o degli addetti ai lavori. Anzi, perfino le forme più semplici di vita e i problemi esistenziali possono essere considerati fatti culturalmente rilevanti. E alla luce di queste riflessioni, e per quanto mi riguarda, è stata un'esperienza interessante quella che mi ha condotto all'incontro con questo scritto di Mignone. Vedete, nella ricerca storica non c'è mai nulla di definitivo. Credo che per quel che concerne la tavola amalfitana, Mignone, nell'ambito della sua indagine, abbia fatto ciò che devono fare gli storiografi, cioè rimuovere la patina geografica alle vicende e chiarirle. Nella letteratura, nella poesia, il mare è diventato spesso fratello, amico, destino, coraggio, libertà. Il mare ha ispirato viaggi, anche rischiosi, ha restituito la pace a chi l'aveva smarrita, ha costruito visioni, desideri e ha fatto nascere mondi in cui anche noi forse un giorno andremo a vivere. Grazie. Grazie al professor Antonio Calicchio. E adesso diamo la parola a Raffaele Esposito, che è il presidente dell'Associazione Balneare di Camerota, una persona che il mare lo vive in altri fronti, non con la navigazione, però ha delle esperienze significative da raccontarci. Innanzitutto grazie per l'invito, grazie al pubblico che oggi è corso numeroso, nonostante si trattasse di un evento culturale. È una cosa che mi lascia soddisfatto, soprattutto per gli amici, per l'autore, Alfonso Mignone, con il quale mi lega un'amicizia profonda, con Roberto Mafia da lungo corso. Quindi per me partecipare oggi qui è un motivo di vanto, di orgoglio, perché so l'impegno che c'è dietro questo saggio, so l'impegno dei professionisti che oggi siedono a questo tavolo, quindi non può far altro che bene a questo territorio. Beh, semplicemente un saluto e alcune piccole riflessioni. Io sono uno di quelli che pensa, sono fermamente convinto che attraverso la cultura si può fare turismo, si deve fare turismo. Parlavo poc'anzi con un amico che adesso è andato via per impegni di lavoro, Mimmo Cazzo, l'ho fatto conoscere ad Alfonso, che ha ritrovato degli elementi che ci legano indissolubilmente a questa storia che avete raccontato, perché abbiamo una litografia del 1600 dove si parla del ballone di Marcellino definito nelle cartografie dell'epoca come Marina di Amalfi, quindi sulla quale si sta lavorando anche col professore La Greca, che Alfonso non conosce, però stiamo lavorando. Recuperare la nostra identità storica significa soprattutto due cose, come diceva anche il professore poc'anzi: rendere la cultura disponibile a tutti, ma soprattutto poterla divulgare. Se io non conosco la storia, le tradizioni del mio territorio, io non posso essere ambasciatore della mia terra. Quando si va fuori si dice sempre, molto spesso anche quando facevo l'università, dicevano: ma dove vivi? San Maria di Camerota, tu sei in un paradiso. Però l'importante è saperla raccontare. Il nostro comune Camerota offre infinite sfaccettature di storia, tradizioni, cultura, non solo mare, visto come quello diciamo che oggi noi
dal quale creiamo il nostro reddito lavorandoci, sapendolo anche conservare. Però la cosa importante è saper raccontare le cose. Noi siamo, ognuno di noi è ambasciatore nel suo piccolo, non solo per gli aspetti meramente culturali, ma anche per le tradizioni, per la gioia di vivere, di conversare con le persone, quando si sta tra amici. Quindi conoscere le nostre tradizioni, le nostre risorse, deve far sì che questo posto e questa terra, perché io parlo sempre di comprensorio, possa essere davvero quel paradiso che tutti quanti si aspettano di trovare quando vengono per le loro villeggiature. Quindi io non voglio rubare ulteriore tempo, perché è solamente una piccola appendice. L'iniziativa delle Amici di Camerota, che ho visto anche sui social, che adesso, come diceva il professore, prenderà vita del book crossing, del book sharing, è un'iniziativa alla quale va il mio applauso personale. Ho cercato di portarla avanti in ambito portuale, perché mi onoro anche di essere presidente dell'istituzione Opere del Cento. 2 anni fa, tramite una donazione di libri dell'allora presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno, il dottor Enrico Bottiglieri, fece arrivare dei libri presso lo IAT di Camerota, l'ufficio del turismo, dove anche siede la Prologo di Camerota, e lì si potrebbe unire questa iniziativa, rendere comunque accessibile un posto dove poter tranquillamente anche il nostro ospite può andare lì, consegnare il proprio libro, prenderne un altro. Mi piacerebbe, e sogno naturalmente come tutti quelli che siedono qui, che la nostra le nostre mi conviene il termine adesso ci fossero più libri che parlino del nostro territorio. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti, sembra banale dirlo, ma questi fatti molto spesso che si sentono, sui quali non si è fatta ricerca storica, forse andrebbero approfonditi, perché proprio dai fatti, dai fattarievi, come li chiamiamo noi in genere, che può nascere una storia, può affascinare il nostro pubblico. Bene, grazie. Adesso diamo la parola a Gennaro Attanasio, presidente dell'associazione Cilindro a Velo, che è una persona che il mare lo vive in senso stretto proprio. Grazie innanzitutto a tutti. Allora, Raffaele e il professor Calicchio mi hanno dato subito un forte spunto, per fortuna. Sono una persona un po' timida di fronte a queste cose. A Raffaele ringrazio di avermi dato lo spunto, ha detto una parola fondamentale, ha detto questi incontri fanno bene al territorio, in effetti è proprio così, questi incontri rafforzano il territorio e danno spinta a chi è legato in particolar modo al mare, come lo siamo tutti in questo caso, ad avvicinarsi ancora di più alle nostre origini. Al professor Calicchio ringrazio di aver detto la parola cultura, la cultura credo che sia la spada che rompe tutti i muri di un popolo. Praticamente la cultura è la forza che, grazie alla quale il popolo riesce a riscattarsi e riesce ad emergere. E in un paese come questo, in un territorio come questo, la nostra cultura è fortemente dettata dalla cultura marinara. Io ho letto il libro dell'amico Alfonso e sì, è vero, un libro molto specifico, molto forte, un impatto importantissimo per quanto riguarda la cultura della Tavola di Amalfa. Ma Alfonso, io ti comunico che questo libro lo leggerò ai ragazzini che verranno a bordo, perché come ti spiegavo a bordo abbiamo una piccola biblioteca. Ma questo libro va letto anche ai corsi di mare, ai corsi di marineria, ai corsi di vela. Perché? Perché io aprendolo, dove mi sono segnato delle piccole cose, non voglio rubare tanto tempo, ma una semplice parola è consolato del mare, cioè questa parola consolato del mare è una cosa bellissima, cioè un consolato che riguarda solo ed esclusivamente alla cultura del mare. Io amo la terminologia marinaresca e amo la terminologia antica per quanto riguarda il mare. Ai ragazzini che fanno i corsi di vela, ma vi porto un caso specifico, c'è Sandino
è un ragazzo che da Gubbio, sono 3 anni che viene a lavorare con me in barca. Io la prima lezione che gli feci a San Diego era di guardarsi un film che fu Master e Commander, proprio perché parlava molto con termini marinari antichi ma ancora d'uso sulle imbarcazioni oggi. Quindi ci tengo molto alla parola, le parole sono importanti, soprattutto in barca non posso dire prendimi quella cima ha un nome specifico e io la devo chiamare per quel nome specifico. Se dico strozza la scotta della randa, mi devi strozzare la scotta della randa. Se dico strozzami la cima, in barca ce ne stanno 50.000 di cime, quindi come vedete le parole sono importanti. Un'altra cosa bellissima che ho letto è, ve la dico giusto 2 righe, il capitolo 1 enunciava il principio generale dell'obbligo di prestare la propria opera e servire la nave in tutte le circostanze normali e necessità, con la clausola che in ogni caso di manchevolezza i marinai erano passibili di pena. Io scherzando ai ragazzini, ho questo santino dove ho portato l'esempio, gli dico fatti un tuffo e fai 3 giri di ghiglia per pagare pena, o li faccio lavare i piatti, o li faccio lucidare l'acciaio. Si scherza naturalmente, però io ci tengo molto alla cultura, ci tengo molto che i termini in barca devono essere usati, anche perché noi lavoriamo tanto con le persone, con gli ospiti, e gli ospiti devono vedere che sono in barca con delle persone che il mare ce l'hanno dentro. Sando è di Gubbio, Gubbio col mare ha poco a che fare, però Sando ama la cultura del mare ed è diventato un uomo di mare. Altra cosa bellissima che ho letto è che il marinaio partecipa alla dura vita di bordo, sopporta i rischi della navigazione assieme all'equipaggio, prima ancora che come imprenditore, vive diurnamente negli esigui ambienti di lavoro con gli altri suoi dipendenti, condividendone le fatiche, le ansie e i profitti, dà vita a quella comunità viaggiante che è l'equipaggio. In ciascun membro, pur nella diversità dei ruoli e delle competenze, è parte interscambiabile del tutto. Cioè, leggere questo per me che vivo su una barca la maggior parte della mia vita, mi fa leggere questo libro come con spensieratezza, come un romanzo, anche se poi un romanzo non lo è, però mi ha arricchito la mia cultura in modo forte. Ti ringrazio Alfonso di questo. Vi consiglio anche di leggere l'Appendice, anche Alfonso, anche l'Appendice leggerò ai ragazzini, perché ci sono delle cose bellissime, quasi tutti i capitoli dell'Appendice andrebbero lette a chi si approccia al mare. Chiudo dicendo che sono orgoglioso di far parte da quest'anno della Lega Navale di Antonello Paonessa, e che è il primo forse importante appuntamento con la cultura. E Antonello, io da oggi ti dico che c'è una sorpresa. Io ho un amico stretto in Marina e al Ministero, e oggi mi ha comunicato che faremo in modo il possibile di far arrivare la banda della Marina Militare qua a Marina di Camerota in primavera. Se non ci riusciamo per quest'anno, lavorerò per l'anno prossimo. Alfonso, ti ringrazio per aver scritto queste pagine di mare e di cultura marina. Grazie mille. Prima di passare la parola all'avvocato Mignone per le conclusioni dopo questi pregevoli interventi, voglio darvi alcune notizie di carattere generale per inquadrare un po' il periodo storico. Perché una Repubblica sente il bisogno di darsi delle norme dal punto di vista marittimo? Durante il periodo della Repubblica, Amalfi, ma non intesa direttamente come la città di Amalfi, tutta la zona della penisola amalfitana, che da Amalfi arrivava sino a Vietri, era uno dei principali modi di interscambio tra l'Oriente, e la terra di lavoro e la badia di Cava. Quindi da questo porto, verso l'Oriente si praticava la navigazione di lungo corso, mentre poi si erano intrapresi tutti quei rapporti con i porti minori del Cilento, dove si praticava il cabotaggio.
e dell'organizzazione di questo, di questa Repubblica, è significativo un atto che vi leggerò, che vi fa capire come era strutturata la Repubblica di Mafia. Prima parlavo con Antonio e gli chiedevo: ma quando sono nate le assicurazioni? Antonio, diciamo, mi ha detto che a livello di uso, di principio, sono nate intorno all'epoca dei comuni. Tutti sappiamo che le assicurazioni sono rivendicate dai lord inglesi intorno al 700, cioè da un punto di vista la prima compagnia, sì. Però c'è, vi voglio segnalare un atto del 22 ottobre 1573, un atto che è stato ignorato da tutte le storie locali, ma non dal Filangieri. E con questo atto Cesare De Cesaro, maestro lignaio cadense, sul punto di spedire una partita di legname da lavoro a Palermo sulla Fragata, una barca capace di trasportare 40 cantali di Leonardo De Rosa da Praiano, assicura una parte del valore per i rischi del mare e degli imperieri con Tiberio Cioffo, suo concittadino, il quale doveva esercitare la speculazione di assicuratore sulla piazza di Cava. E a tal proposito il Filangieri, dopo aver rivelato che questo è un contratto di assicurazione marittima, che più volte si è letto in storie locali, si domanda proprio se è contro l'opinione comune che assegna agli inglesi l'invenzione di questa pratica. E adesso invece do la parola all'avvocato Mignone, che ci parla di questo uso e consuetudine che è diventato diritto vivente. Grazie a tutti. Io sono commosso per le parole degli amici qui presenti, quindi trattengo a stento la commozione, perché avere tanti elogi una volta sola, forse non proprio meritati, perché effettivamente ho solamente ricostruito praticamente qualche cosa, qualche notizia che era andata un po' perduta nel tempo. Quindi ringrazio di cuore gli amici e ringrazio di cuore le associazioni che hanno voluto fare da partner di questo evento, così come ringrazio la comunità camerotense. Fare rotta verso questo porto, ecco, questo porto di Camerota. Bene, voi mi chiederete cosa c'entra uno statuto marittimo nato nella Repubblica Marinara di Amalfi con questa splendida terra, questa perla della provincia di Salerno che è la costiera cilentana. C'entra e come? Perché chiudo un anno di presentazioni che ho cominciato insieme all'amico Roberto Maffia, che è in sala, cominciato agli antichi arsenali di Amalfi, dove giustamente il libro è stato presentato per la prima volta e dove ovviamente meritava di avere l'inizio, perché senza l'aiuto del professor Giuseppe Gargano di Amalfi e senza i preziosi documenti che erano presso la biblioteca del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, questo libro non sarebbe mai potuto nascere. E concludo quest'anno di presentazioni dall'altra parte del mare, dall'altra parte della costiera, della costa salernitana, di questa bellissima provincia che tutto il mondo ci invidia, che deve tanto ringraziare la sua posizione geografica, deve tanto ringraziare le persone che hanno creduto nelle potenzialità e nella risorsa mare. La tabula di Amalfa, secondo gli studiosi, non ha una data certa, ma ha sicuramente un bacino di influenza ben definito, che è quello del Mar Tirreno, e quindi sia la costiera amalfitana che la costiera cilentana e gli operatori, soprattutto gli operatori marittimi, che hanno ovviamente fatto prima uso orale
e poi uso scritto di questa, di queste consuetudini, hanno sicuramente, sicuramente anche avuto il Cilento come protagonista. La differenza forse era soltanto nella diversa statura dei commerci, nella diversa tipologia di mercati che potevano essere nella zona della costiera amalfitana rispetto a quelli della costiera cilentana. Ma come dice il primo articolo, il primo capitolo della Tabula di Amalfa, si parla di un usum de rivera, ossia un uso di consuetudini marittime di tutta la riviera. Gli storici hanno detto, alcuni storici hanno detto, riviera va considerata solo la costiera amalfitana, ma dato che si riscontra comunque un uso di questi capitoli, dei contratti che sono nati sotto la Repubblica Amalfitana, anche in Sicilia, anche in Calabria e quindi anche in Cilento, deve considerarsi rivera l'intera fascia che va sicuramente da un po' più su, da Gaeta fino alla Sicilia. Cosa c'entra il Cilento? Bene, il Cilento marinaro del Medioevo era una zona strategica. Strategica perché effettivamente i primi porti, e ne abbiamo pochissimi nel Cilento, dopo quelli che effettivamente erano insediature naturali all'epoca della Magna Grecia e all'epoca della dominazione romana, di porti ne erano ben pochi. C'era il porto di Velia, il porto di Pestum, che poi si sarebbe poi spostato ad Agropoli, mentre le presenze degli abati e di tutti quelli che hanno governato dopo la caduta dell'impero romano queste zone erano rifugio della marina mercantile, della marina militare bizantina. Questo è quello che mette insieme questi porti. Quindi si tratta di zone che fanno ancora parte dell'impero bizantino, zone che vengono difese, come tutti sanno, dalle invasioni e dai tentativi, anzi di invasione, dei turchi. Quindi sorgono delle torri costiere a presidio di questi porti e sicuramente la marina mercantile, così come lo è anche oggi, era minacciata da queste incursioni piratesche. Questo era praticamente un pericolo per i naviganti, per i mercati soprattutto, e quindi era importante poter mettere per iscritto queste norme anche a tutela dei commerci e dei traffici. Quindi mi riaccosto al contratto di assicurazione che è stato letto prima dall'amico Pietro. Effettivamente agli amalfitani, rispetto a tutte le altre repubbliche marinare, è sconosciuta il contratto di assicurazione. Non c'è un vero e proprio contratto di assicurazione, ma c'è un qualche istituto che gli assomiglia, che è di derivazione romana, il prestito marittimo. Significa che si conoscevano i pericoli del mare, che poi i pericoli del mare nel Medioevo sono gli stessi di oggi, non è cambiato nulla. Se prima si aveva paura dei pirati, oggi si ha paura del terrorismo, ma l'attacco dei pirati era un qualche cosa di tragico, come è tragico i possibili attacchi terroristici. Vi doveva essere praticamente la tutela nei confronti di chi era l'avente diritto alla merce, dalle tempeste, dai naufragi, da tutto quello che ovviamente il mare rappresentava per i naviganti. Il mare era una risorsa ma anche un pericolo, e quindi la comunità viaggiante doveva darsi delle regole. Il mancato rispetto delle regole, e qui mi riallaccio all'amico Gennaro, il mancato rispetto delle regole esponeva la comunità viaggiante a dei pericoli. Quindi chi non era provetto nell'arte marinara, chi non rispettava le regole, chi non manteneva un certo patto con il mare, sì, bisognava fare un patto con il mare, saperlo affrontare, saperlo governare, perché il mare può essere fonte di ricchezza, ma può essere anche il tuo peggior nemico. E penso che chi effettivamente va in barca, chi lavora, chi fa questo mestiere così avventuroso, lo capisce benissimo. E quindi la tutela giuridica
si evince dalle tabule amalfitane, ma così come degli altri statuti marittimi e delle altre città marinare, è questa tutela dei mercati, che proviene soprattutto da una tutela di quello che è il bene, che non può essere la mercanzia, ma deve essere anche la nave stessa, perché se la nave perisce, perisce anche la mercanzia. E quindi c'era bisogno di regole, quindi regole che erano state già fissate dall'uomo sin dal periodo in cui il mezzo di locomozione marittima era un semplice tronco d'albero. È già all'epoca antica che il commercio marittimo viene considerato importante per i popoli, quindi già dall'epoca di Hammurabi nella Mesopotamia, già dagli Egizi, gli antichi Fenici, e quindi anche tutti gli altri popoli antichi si erano dati delle regole. Certo, non erano codici come li indichiamo oggi, ma cercavano ovviamente di mettere al sicuro quello che era una fonte di sostentamento come la merce. Non esisteva il trasporto passeggeri. Il trasporto passeggeri nasce molto tardi. Effettivamente c'era chi accompagnava la merce e chi viaggiava per pellegrinaggio, oppure perché in incognito doveva viaggiare su una nave per non essere seguito a terra. Non esisteva un trasporto passeggeri, ma esisteva una possibilità di utilizzare le navi per un passaggio. Il termine passaggio ormai è scomparso, ormai si usa la terminologia che è quella del trasporto. Trasporto che è un contratto oneroso, è un contratto oneroso perché è dietro corrispettivo. Ma la tabula de Malfa non ha mai conosciuto il trasporto. È strano, però è così. Il modo di utilizzazione della nave era il noleggio, perché sin dall'epoca antica fino ai giorni nostri le figure che utilizzano la nave sono il proprietario, che non sempre esercita l'attività commerciale, ed il noleggiatore, che ne diventa l'armatore. Io non posso comprare la barca, mi costa troppo, la noleggio. Io non posso tenere ferma la barca perché è un costo e non faccio attività commerciale, la noleggio. Quindi questa unione di due persone che con scopi diversi ma con entrambi portano al profitto, si riuniscono in quella che viene chiamata dagli amalfitani la Societas Maris, quindi la società di mare, che permette al noleggiante e al noleggiatore di fare profitto, perché la barca è un bene che serve per il profitto, e quindi deve essere utilizzata se con regole che ne salvaguardino l'uso e salvaguardino le mercanzie. Tornando al rapporto tra la tabula amalfitana e il Cilento, quello che ho potuto constatare è che esistono vari analisi di vari contratti che non sto qui ad elencare, nel quale praticamente si vengono stabilite praticamente delle associazioni in partecipazione tra diverse categorie di mercanti, con contratti che sono nati ad Amalfi. Il tipico contratto che veniva utilizzato da Agropoli fino al Golfo di Policastro è il contratto di Colonna. Il contratto di Colonna esiste solo ad Amalfi, è un contratto nel quale, come dice la parola stessa, si fa un elenco di persone che partecipano all'espedizione, che va dal capitano, il più importante del personaggio dell'equipaggio, fino all'ultimo dei marinai. Tutti quanti contribuiscono alla spedizione, tutti quanti contribuiscono nel caso di naufragio e getto a mare della merce, proporzionalmente a dividersi le perdite, così come, primo caso nella storia, si dividono gli utili. Quindi non esiste nella comunità viaggiante, non esiste la persona che non possa non ricavare nulla dall'esito della spedizione. Quindi un doppio successo alla spedizione: il successo di rimanere vivi dopo la traversata e il successo di tornare in porto con i guadagni. E cosa c'è da dire più? Questo comune utilizzo, diciamo, di queste regole marittime derivano sempre da fonti romane. Sia il Cilento che Amalfi, come ripetevo, erano ex possedimenti bizantini, e molto probabilmente in questa diciamo zona vi erano
sicuramente forme di contrattazione molto radicate nel tempo che risalgono sicuramente ai romani. Utilizzando un termine che ovviamente qualcuno del settore mi potrà perdonare, è un termine diciamo del marittimo molto in voga nel mondo contemporaneo, il termine transshipment. Cos'è un porto di transshipment? Un porto di transshipment è un porto in cui si fa scalo per dare delle merci o prendere delle merci, che per una tratta che ovviamente è molto più lunga. Ebbene, i porti d'Occidente erano porti di transshipment, 3-4 porti, dove si faceva praticamente rifornimento di acqua, di viveri o di altre mercanzie nei traffici degli amalfitani per l'Oriente o per l'Africa settentrionale. Quindi possiamo dire che questo è il ruolo dei porti. Per quanto riguarda invece l'uso delle regole della tabula amalfitana, era un uso che serviva per le controversie e soprattutto per un ceto particolare che ovviamente nel Cilento era sviluppato, era forse la fonte più importante di sostentamento dell'epoca, che era quello del ceto peschereccio. E infatti se chi in questa sala magari conosce i contratti di pesca sa benissimo che i contratti di pesca sono dei contratti con il guadagno di una parte del pescato, quindi il contratto a campagna di pesca, quindi le cooperative che vanno a pescare si dividono praticamente quello che effettivamente è anche il ricavo della loro spedizione. Ebbene, il contratto attuale deriva da un contratto amalfitano che era il contratto con il quale si arruolava l'equipaggio e gli si dava la parte, ecco. E anzi di più, questo marinaio aveva anche la possibilità, nella parte che riceveva, di poter addirittura commerciarla a sua volta, il cosiddetto diritto di paccottiglia, che poi è stato abolito precedentemente. Quindi ci troviamo di fronte ad un tipo di regole di usi che disciplinavano tutti gli aspetti della vita finanziaria in mare. Quindi stiamo parlando non di un codice vero e proprio, ma di un insieme di consuetudini importanti anche dal punto di vista della loro sopravvivenza nel tempo. Perché se andiamo a leggere i capitoli della tabula di Amalfa e li andiamo a confrontare con dei contratti, come ha detto l'amico Antonio Calicchio, e se andiamo a confrontare questi capitoli con i clausolari dei contratti inglesi, dei contratti americani, insomma tutti quei contratti fatti dalle grandi compagnie armatoriali, vediamo che sono fatti di clausole, quindi ogni clausola parla di un determinato diritto del mare, quindi non è un codice. Il codice va oltre la casistica, quindi per chi conosce questi contratti marittimi sa che in ogni clausola tutta la possibile casistica. Quindi la tabula assume un ruolo concreto, non si perde nel diritto, non si perde nella dottrina, non si perde nella giurisprudenza. Ogni capitolo va a disciplinare un aspetto tipico della navigazione e cerca di dare una risposta concreta, efficace. Perché? Perché c'era anche l'esigenza di snellezza dei traffici. I traffici non possono fermarsi, i traffici devono sempre circolare, perché ne va, diciamo, dei guadagni dei mercanti. Un aspetto importante, l'ultimo ma non meno importante, di cui non parlo nel libro ma che effettivamente sarà oggetto di miei prossimi studi, è il ruolo della magistratura marittima. Ebbene, a differenza di oggi, dove in un paese bagnato dal mare non vi è nel concorso in magistratura lo studio del diritto della navigazione, non vi è un'adeguata preparazione dei magistrati in materia marittima, ci sono problemi nella risoluzione delle controversie in questo settore, perché parecchi giudici purtroppo non conoscono la terminologia, non conoscono i documenti del trasporto marittimo, quindi si trovano di fronte a una difficoltà abnorme a poter decidere, a poter fare giustizia in questo mondo. Nel Medioevo si era già avvertita la necessità di creare delle magistrature speciali, e ad Amalfi, che erano i consoli del mare,
vi erano i prototini, erano comunque dei magistrati che provenivano da quel mondo, quindi ex mercanti, ex armatori, ex padroni marittimi. Quindi la causa marittima vera e propria era trattata da persone che venivano da quel mondo, a differenza di oggi, dove chi fa l'avvocato in questo campo conosce bene le difficoltà, far capire al giudice qual è il problema insorto, far capire una relazione peritale su un sinistro, su un'avaria, su un impedimento alla navigazione che non ho fatto in modo che la merce arrivasse in tempo, far capire determinati casi come l'influenza delle maregge, l'influenza del rollio e del beccheggio sulla merce, il fatto di non averle legate per bene, di non aver rizzato bene la merce, oppure di aver usato quella, diciamo, ecco, quella trascuratezza che può essere decisiva nella perdita della merce. Ecco, tutto questo è difficile da poter spiegare in un giudizio. Ebbene, nel Medioevo c'erano già arrivati. Nel Medioevo c'era addirittura la possibilità di dimostrare un giudizio, in giudizio praticamente cosa era accaduto e spiegarlo tecnicamente. Esistevano i testimoniali marittimi, ossia le persone scampate dal naufragio giuravano davanti all'amministrazione e ovviamente davanti a Dio che come si erano svolti i fatti. Non esisteva il giornale di bordo del capitano, non esistevano tutti i mezzi di cui dispongono le moderne navi, le scatole nere, da cui si riesce a ricostruire cosa è accaduto in un sinistro. E quindi la funzione del testimoniale marittimo era quella di ricostruire gli avvenimenti, così come è importante anche la funzione di un membro dell'equipaggio fondamentale come lo scrivano, lo scriba, colui che registra come un notaio tutto quello che avviene nella navigazione, registra sia gli utili, sia le perdite, i contratti di arruolamento, le controversie che sono accadute a bordo, ogni cosa che è successa in navigazione deve essere registrata, perché all'arrivo della nave in porto deve essere ricostruita la storia di quella navigazione, e la storia di quella navigazione ovviamente serve a coloro che giustamente debbano pagare il nolo, come si è svolta questa cosa, sapere se non è arrivata la merce, o la merce si è arrivata danneggiata, o si è perito qualche marinaio, serve come strumento per ottenere giustizia, perché ovviamente i pericoli del mare sono pericoli di cui l'armatore può valersi per evitare ovviamente risarcimenti, perché una cosa è non essere diligenti nel proprio lavoro, una cosa è aver, diciamo, fallito nella missione di trasportare da un porto all'altro determinata mercanzia, se tutto era dovuto praticamente al pericolo che c'era nel mare. Spero di non avere annoiato e di avervi fatto fare un piccolo viaggio nel tempo. Poi, se ci sono altre domande, sono pronto a rispondere. Grazie. Alfonso, se permetti, la missione era proprio questa, cioè collegare, fare un collegamento storico e culturale con il Cilento, e ci sei riuscito. Io volevo chiedere invece all'avvocato Calicchio, un attimo appuntato, il rapporto esistente tra il diritto e il potere. Tu prima ci hai parlato di uso e consuetudine, che sono delle norme base di giurisprudenza, invece adesso mettiamo in relazione proprio il diritto con il potere e se riesci anche con il potere divino, visto che prima l'avvocato Vignone parlava proprio di questo giuramento davanti a Dio. Allora, i due punti di vista, il diritto e il potere, sono quello da un lato delle regole, la cui osservanza è indispensabile affinché la società sia ben ordinata, e dall'altro invece appunto quello del potere, che è altrettanto necessario perché le regole siano imposte ed osservate. Diritto e potere sono
due facce della stessa medaglia. Una società ben ordinata ha bisogno di tutte e due. Laddove il diritto è impotente, la società rischia l'anarchia, e laddove il potere non è controllato, rischia il dispotismo. E il modello ideale dell'incontro tra diritto e potere è lo Stato democratico di diritto. Ciò significa che il diritto ha bisogno del potere per diventare effettivo, e il potere ha bisogno del diritto per diventare legittimo. Pascal diceva che il diritto senza potere è inerme e il potere senza diritto è tirannico. Potere quindi e legittimità si rincorrono, il potere diventa legittimo attraverso il diritto, mentre il diritto diventa effettivo attraverso il potere. E quando l'uno e l'altro si separano ci troviamo di fronte ai due estremi, cioè del diritto impotente e del potere arbitrario. Vedete, questa scissione non esiste nel diritto della navigazione, ma è visibile invece in quel sistema giuridico imperfetto che è il sistema internazionale, in cui esiste sì un ordinamento giuridico universale degli Stati, che però non ha tanto potere da rendere effettive le sue norme. E di conseguenza i soggetti del sistema, cioè gli Stati, agiscono, come affermava Montesquieu, senza leggi e senza premi. Non sono proprio d'accordissimo, ma non con la tua analisi, ma con una differenziazione, che sicuramente mi darete la licenza di... mi darete licenza. Il rapporto tra diritto, politica e mare di una volta, il rapporto tra diritto e politica del mare adesso. Lo Stato è la maggiore flotta, o lo Stato e gli armatori più rappresentativi nel Medioevo e nell'età moderna erano un binomio inscindibile, perché si aiutavano e si sostenevano a vicenda. L'armatore cercava nello Stato un appoggio per poter fare dei porti sempre più sicuri, sicuramente sicuri, ma anche capienti. Più navi c'erano, più commercio, il commercio era sempre più florido, e ovviamente anche lo Stato ne poteva trarre giovamento, perché nelle repubbliche marinare la cosa importante era mantenere dei commerci floridi, perché la fonte di sostentamento maggiore era quella dei commerci. Ora invece notiamo un effetto totalmente opposto, e questo lo notiamo anche in Italia. Lo Stato non vede più nel mare la maggiore risorsa per poter ingrandire e diventare competitivo. Questo lo si vede dal fatto che non sempre alle richieste degli armatori, ma sia italiani sia quelli stranieri, vi è un adeguamento dei porti. La legge dei porti nuova che è stata fatta ultimamente non ha certo risolto il problema che stava alla base della mancata competitività dei porti italiani con quelli del nord Europa. Quelli del nord Europa sono dei porti città, sono dei porti giganteschi, dei porti dove lo spazio, tutto lo spazio vitale viene sfruttato per l'imprenditoria portuale, per fare sì che ogni metro quadro possa essere utilizzato per produrre. I porti italiani invece rimangono uguali, cambiano le poltrone, ma soprattutto vengono utilizzati gli spazi portuali per situazioni che non riguardino la navigazione vera e propria. Il porto ha bisogno di spazi, il porto è un'industria, il porto è fonte di sostentamento della comunità nella quale esso è presente. Se i porti vengono utilizzati per usi che non sono proprio marittimi, come possono essere, non lo so, parcheggi, piazze, terminal utilizzati per altre attività, perdono quella loro naturale predisposizione che fanno di essi un approdo naturale, e anche un chiamiamoli un luogo di lavoro. Ecco, ogni metro quadro di un porto è come un'officina, quindi ogni metro quadro viene sfruttato per fare in modo che quell'officina produca per coloro che ci abitano, che ci lavorano, ma producono indipendentemente anche per la comunità. Quindi
si avverte una tendenza italiana che è totalmente opposta a quella dell'altro resto d'Europa. Ho viaggiato e ho visto, non ho solamente viaggiato, ma ora, visto che si riesce a viaggiare anche con internet, ho fatto delle analisi e delle similitudini. È una tendenza italiana quella di cui le città entrano nei porti togliendogli la loro naturale predisposizione. In Europa invece ci sono i porti che si ingrandiscono anche a danni della città, e se nei piani regolatori di questa città c'è questa incompatibilità, si cerca di porre rimedio ingrandendoli. Ricordo ovviamente che stiamo parlando di un'epoca in cui sicuramente i traffici mercantili non erano importanti come quelli del Medioevo, però Amalfi è stata la prima repubblica marinara a cadere, proprio perché a differenza di Pisa, di Venezia e di Genova, non ha poi potenziato, ma anche forse per la morfologia del territorio, il proprio porto. Quando invece il porto è stato potenziato, si è ingrandito e è diventato internazionale, città come Genova e come Venezia hanno resistito nel tempo e hanno, diciamo, consolidato il loro potere economico. Se pensiamo a, alla Repubblica di Genova, di Venezia, che è sopravvissuta fino al primo, all'altra fine 1700 e 1800, non è un caso. Se pensiamo addirittura alla Repubblica di Genova, che praticamente teneva sotto scacco la maggiore potenza europea dell'epoca, la Spagna, proprio perché tutta la flotta spagnola era praticamente di proprietà del Duca Andrea Doria. Il Duca Andrea Doria guadagnava noleggiando le navi all'intera Spagna, quindi aveva capito che effettivamente il suo fonte di guadagno era l'utilizzo di quello che effettivamente era il bene più prezioso, il naviglio. Ebbene, con il naviglio si sono praticamente costruiti imperi economici, si sono costruite banche, si sono costruite mezzi di finanziamento. Se continuiamo a trascurare questa importanza della portualità e del naviglio, sicuramente un giorno ce ne pentiremo, perché tutti quelli che hanno studiato internazionale sanno che la nave, l'aereo, altrimenti sono un prolungamento dello Stato. Quindi lo Stato tanto è più forte, nonostante sia di pochi metri quadrati, quanto più è forte il naviglio. Anche stati piccolini in estensione geografica, ma con molte navi, possono dirsi stati importanti economicamente, proprio perché dispongono di una flotta. Disporre di una flotta ampia significa disporre di una certa egemonia dal punto di vista mercantile che apporta ricchezza. Non so se tu hai confuso il tuo intervento. Sì, no. Prima, mentre parlavo il professore, mi veniva in mente una canzone così in rock e rails, che dice grosso modo così, ora non ricordo bene la lettera: mar Mediterraneo, il mare tra le terre che bagna le terre in mezzo al mare. Volevo chiedere all'avvocato Lignone, ma il mare divide o unisce? Proprio anche in mezzo a queste parole che... Senti, il mare nel Medioevo sembra strano, ma univa, perché il commercio legava popoli che tra di loro si combattevano per religione, si combattevano per tanti motivi politici. Ma i mercanti amalfitani non importava se bisognava trafficare con i cristiani o con i musulmani o con gli ebrei, l'importante era trafficare. Quindi il commercio è stato quello che ha unito i popoli. Il denaro, la ricchezza, il profitto ha unito anche cristiani e musulmani durante il Medioevo, e penso, diciamo, che lo sia ancora oggi. Non c'è luogo meno, diciamo, come posso dire, meno campanilista, meno sciovinista che il mare. Una volta che si è a mare, si è lontani dalle convenzioni terrestri, si è lontani da quel modo di pensare questo è mio, questo è tuo.
c'è quella comunanza, ho letto in altri libri questo concetto e mi è rimasto impresso. Nel mare si è tutti uguali, quindi nel mare si è piccoli rispetto a questo territorio quasi sconosciuto che ci circonda. E questo fa pensare anche il fatto che persone che a terra erano nemiche, a mare si comportavano diversamente. Non era caso raro che durante il periodo delle invasioni barbariche, oppure durante il periodo delle guerre corsare, alle navi venivano abbattute, ma gli equipaggi nemici andavano a salvare quelli che erano aperti, a salvare le altre persone dall'annegamento, proprio per questa comunità, per questa cosa. L'importante era abbattere il nemico, però poi le persone, una volta che la nave era stata distrutta, venivano salvate. Quindi c'era questa inimicizia, questi conflitti, però di fronte al mare c'era questa solidarietà, come la vogliamo chiamare, questa eguaglianza, forse questa stessa solidarietà che ci contraddistingue per questi salvataggi dei migranti che ovviamente sfuggono ad un destino crudele per arrivare verso le nostre coste. È una solidarietà che nasce molto da lontano. L'Italia è stata fulcro del Mediterraneo, quindi in Italia non sono stati i primi questi a sbarcare, si è sempre praticamente aiutato chi veniva. Ci sono stati tantissimi naufragi nelle coste italiane, e sicuramente il naufragio prima della regolamentazione era soprattutto un modo di accaparrarsi praticamente tutto quello che una nave portava sulla riva. Poi la materia si è evoluta, si è disciplinata, anche perché per l'intervento della Chiesa era diventato un reato appropriarsi di quello della nave. Però non veniva mai il sostegno ai naufraghi, alle persone umane. Quindi questa solidarietà che contraddistingue i popoli rivieraschi, tra cui l'Italia, è antica e contemporanea allo stesso tempo. E forse non ci dobbiamo meravigliare se altri stati europei non hanno questa concezione, o magari fanno finta di non vedere, perché molti degli stati europei non nascono con questa cultura, proprio perché gli stati che non hanno il mare, gli stati che non hanno sponde, non sanno cosa significa tutto ciò, e quindi dimenticano o fanno finta di dimenticare cosa rappresenta il mare. Ripeto, il concetto sempre antico, arcaico: il mare può esserti amico così come può esserti nemico, può essere fonte di ricchezza così come può essere fonte di sventura. Grazie. Dunque, noi ci avviamo alla conclusione e invito il sindaco Antonio Romano, che ci ha raggiunto nel frattempo. Ci ha dato sicuramente degli input importanti anche per il nostro territorio, visto che il porto di Marina di Camerota è uno dei più importanti non solo del Cilento, ma di tutto il Sud Italia. Buonasera a tutti. Chiedo scusa per il ritardo, ma è stato dovuto alla concomitanza di impegni. Pensavo si facesse prima, invece. E devo dire che non so quanto mi sono perso, ma sicuramente mi sono perso molte cose interessanti, perché insomma in questa mezz'oretta ho potuto ascoltare cose interessanti che hanno assolutamente bisogno di riflessioni comuni, e che hanno riguardato innanzitutto prima l'analisi di quella che è stata la storia della nostra costa, da Amalfi e dal Cilento, e
gli spunti che vengono sono quelli che dobbiamo dirci con insomma, il referendum ultimo ci dice questo, che si legiferava molto meglio prima che adesso, che si guardava alla realtà e quindi a come affrontare la realtà molto meglio prima che adesso. Questo per quanto riguarda il diritto della navigazione, ma io dico il diritto in generale. Il concetto espresso poco fa dal professore Calicchio veramente è di altro spessore rispetto a quello che ci viene proposto dal Parlamento italiano. Diritto e politica, diritto e potere, potere e diritto, esatto, così è così. Il professore Mignone ha fatto un excursus di quello che è stato il diritto della navigazione insomma, negli anni che vanno dal Medioevo ad oggi, no? E gli argomenti che si affrontavano insomma, sono argomenti che oggi invece non vengono affrontati con la stessa meticolosità. Quindi assolutamente vado a rispondere a quella che è stata la domanda. Sì, il porto di Camerota è un porto che è assolutamente strategico nel territorio salernitano. E su questo col professore Mignone è chiaro che va fatta una riflessione, no? Noi abbiamo in questo momento un porto che ha più finalità. E per quanto riguarda l'aspetto commerciale, noi lo dedichiamo esclusivamente alla nautica da diporto, non possiamo pensare ad un porto commerciale insomma qui a Camerota, ma concettualmente sono completamente d'accordo su quello che lei esprimeva, perché in realtà si parla di politiche del Mediterraneo, di sviluppo dell'Italia, di una strategia che ci deve vedere coinvolti in questo disegno del Mediterraneo, e poi le azioni, le politiche che si fanno sono tutta un'altra cosa. Non si fa nulla per potenziare realmente il sistema dei trasporti in mare, non si fa nulla per facilitare anche i passaggi della merce da una nazione all'altra, ma dico, in questo caso dico addirittura da una regione all'altra. E il comune di Camerota rispetto al porto credo che in questi anni ha dimostrato che il porto veramente è il fulcro del nostro sistema economico e sociale. Nel porto avvengono le cose più importanti del nostro comune, abbiamo l'azienda più importante comunale che è sul porto, quella che gestisce i pontili galleggianti per la nautica da diporto, abbiamo un molo di sopraffrutto nel quale finalmente parte il punto di sbarco, che è appunto la pesca, ed è l'unico punto di sbarco che abbiamo tra Salerno e Sapri. E in realtà noi avevamo anche pensato ad altro, anzi avevamo preso un'istanza che ci veniva da un imprenditore per valutare se fare o no un impianto di acquacultura, valutare in base allo studio di impatto ambientale. Insomma, purtroppo, e questo lo dico, purtroppo la popolazione mi ha dato uno stop, e rispetto alla sovranità popolare un'azione può essere positiva o non positiva, bisogna assolutamente prenderne atto. Ma appunto dico, il porto è per noi veramente il punto di riferimento per tutte le politiche da portare avanti, sia turistiche che in generale sociali. Nel porto avvengono tante belle cose, no? Le escursioni in mare, le visite guidate nell'area marina protetta, e qui abbiamo esempi importanti anche di come si fa turismo di qualità. Non parlo solo della vela, parlo anche delle attività, quelle espresse dalla Lega Navale Italiana, che ringrazio per questa iniziativa e per tutte le altre iniziative che porta avanti nel nostro territorio. Nel porto vi è l'assistenza a non solo
dal punto di vista dei servizi legati alla nautica da diporto, ma anche l'assistenza a terra della sicurezza in mare attraverso la capitaneria, vi è l'assistenza per il minimo di assistenza che hanno bisogno i natanti che arrivano al porto, vi è, e questo non è una bella cosa, ma proprio per la questione di cui parlava prima il professore Miglione, vi è anche il parcheggio che per il momento non possiamo delocalizzare, ma che in una visione futura chiaramente deve essere assolutamente spostato. E il porto è l'accesso a tutta la nostra attività economica. Che cosa ci dicono? Chi arriva a Marina di Caiota ci dice subito la cosa bella di questo porto, che ci collega direttamente con il resto del paese, quindi con le attività commerciali, ristoranti, alberghi, insomma tutte le altre attività che insistono in Marina. Non voglio dilungarmi, se non per ringraziarvi per questa bella occasione di incultura che ci avete donato. È una mia proposta, perché questi tipi di ragionamenti meritano una platea molto più numerosa, e quindi per questo ringrazio i presenti, perché hanno rinunciato magari a una giornata in famiglia oppure insomma da qualche altra parte per essere qui appunto a prendere questi spunti veramente importanti di cultura. Quindi la proposta che voglio fare è di avere un'altra occasione di questo tipo, magari in un periodo che può essere quello della prossima Pasqua, se non addirittura se vi è la disponibilità nel periodo di luglio ed agosto, perché veramente c'è bisogno di tanta cultura, di avere da parte della nostra comunità la percezione e la tranquillità che si sta lavorando nel senso appunto della cultura. Attraverso la cultura soltanto possiamo crescere, noi abbiamo assolutamente bisogno di tante occasioni come questa. Veramente vi ringrazio tutti e ne approfitto per fare sia a voi che a chi ci sta ascoltando gli auguri di buone feste. Grazie. Concludiamo con una riflessione di Guglielmo Greco che può sintetizzare. Io giusto a conclusione di questo bel momento di cui abbiamo fatto cultura, per il quale dobbiamo ringraziare assolutamente l'amministrazione comunale che si è veramente mossa per venirci incontro e organizzare, assolutamente a cui tenevamo molto, ma soprattutto ci tenevamo molto a farlo in un luogo dove si respira la cultura del mare. Ecco, qui parliamo delle tavole di Amalfi, quindi la cultura del mare è quella che maggiormente spicca in un posto come questo. Innanzitutto io prima ho detto la cultura non è effimera se si ferma al mero fatto che abbiamo un libro e andiamo via così. La cultura è anche espressione di quello che noi andiamo a parlare, e la cultura del mare noi l'abbiamo messa nella cultura dell'accoglienza. Quindi già il fatto che l'amministrazione comunale e tutte le associazioni, parlo degli amici della Lega Navale, Cilento a Vela, parlo degli amici di Camerota, prossimo, che ho avuto il piacere finalmente di conoscere una bellissima iniziativa culturale, mi auguro che insieme riusciremo eventualmente a fare delle cose. Ecco, qui abbiamo fatto cultura del mare. Cultura del mare che è cultura dell'accoglienza, cultura del mare che è nel nostro DNA, cultura del mare che è la sintesi di quello che in passato abbiamo contato e che vorremmo continuare a contare qualcosa. Ecco, io ho sentito con attenzione e con orgoglio, ecco, da meridionale, da uno dei tutti, che un amministratore abbia così a cuore i porti del proprio porto. E io lo dico, da Salernitano, dove è proprio un porto di cui tanto si sta parlando ultimamente, ma che purtroppo ahimè, la politica locale non riesce a valorizzare come deve. Quindi mi auguro che questo DNA del mare, questa cultura si diffonda un po' in tutto il meridione, che ha veramente bisogno di risollevarsi,
perché se si risolleva il milione di danni si risolleva tutta l'Italia. Quindi mi auguro che occasioni come queste siano soltanto l'inizio di una lunga serie di iniziative che ci consentono di riportarci un po' al passato per capire bene che cosa siamo ora e che cosa vogliamo per il nostro futuro, per i nostri giovani in particolare. Grazie a tutti per questo magnifico evento di cui siamo tutti orgogliosi per la realizzazione. Grazie. Grazie a voi per essere intervenuti e per la pazienza dimostrata. Buonasera a tutti.